ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, ciao, buonasera, amici, ma buon quanta venerdì. Voglia quando arriva l'estate, quanta voglia di ballare che abbiamo, alla grande. Allora partiamo oggi con questo nuovo successo dell'amico Genio e la Bubi Band, ex Genio e Pierrot, che hanno fatto questo El Tiburon ed è molto carina, sarà sicuramente un bel successo durante l'estate. Sì. Allora ritornelli parte oggi con El Tiburon di Genio e la Bubi Band. Secondo me te puoi fidare. Sì, detto da te, da qualcun altro. Sì, andiamo. Vabbè, considerate che una canzone che ho scritto insieme all'amico Gianni Drudi, dice vabbè, non l'associazione c'è, ma, non dei non è che te puoi però no, però tutto però riprende vita con il videoclip fatto, certo, a Mykonos, a Santorini e insomma nelle isole greche. Allora andiamo così con puoi fidarti di me. Luciano Nelli. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ho chiuso i conti col passato e mi rimetto ancora in gioco, perché l'amore mi ha insegnato e qualche cosa l'ho imparato. I sogni son come le stelle, molto lontani e luminosi, quando li provi sulla pelle ti accorgi che sono noiosi. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare, perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché
Io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ma sono pronto a rinnegare quello che ho fatto per volare, tutti gli sforzi e passioni in cambio delle mie illusioni. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare, perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me, e travolgerti con me. Puoi fidarti di me. I nostri inviati speciali, che normalmente sono sempre Mirko Malatesti, Salvatore o Cristiano Chesi, in questo caso è Mirko. Mirko. È sempre lui, è sempre Cristiano che pilota. Li sguinzaglia in giro. Comunque, inviati speciali, Mirko, per voi. Fatti, 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 da domani, da domani. Ciao Luciano, ciao Paola, oggi mi trovo in compagnia della bellissima Emma. Emma, Emma, di dove sei te? Di Arezzo. Arezzo, bel posto, bella città. Dimmi un po', che c'è qualche usanza o qualche tradizione particolare nella tua città che magari coinvolge anche tutti gli abitanti, o così come può essere magari nel mio paese? C'è la giostra del Saracino, in cui i quattro quartieri della città si, appunto, cioè si sfidano, e il vincitore riceve in premio la lancia d'oro, che è questa lancia lunga 3 metri con vari ornamenti dedicati, dipende dall'anno, tipo l'anno scorso ci fu per il giubileo, e quindi, oppure per il centenario di Verdi, e quindi c'era il cappello di Verdi e tutto così. È una giostra semplicissima che si corre in Piazza Grande, la piazza principale di Arezzo, dove i cavalieri cercano di fare il punteggio massimo colpendo un buratto. Quindi, cioè, è una festa praticamente medievale? Medievale, sì, assolutamente. Un po' come tutta la Toscana, perché qui ormai sembra di essere in Medioevo, siamo tornati indietro di 100 anni, lì è un macello. E allora che ti dico, ma quest'anno chi l'ha vinto, se si può sapere, te magari? Quest'anno ha vinto Sant'Andrea, un quartiere bianco e verde, che a settembre, mentre a giugno, perché ci sono due edizioni, Santo Spirito, che invece è il quartiere giallo e blu. Porca miseria, allora io con questa notizia pazzesca vi saluto, ciao Luciano, ciao Paola! Ciao! Una bellissima interpretazione di viola, sì, dell'orchestra Harmony, questa bella orchestra toscana che ci fanno ascoltare Cavallo Bianco di Mattia Basardi. Straordinario. Sì. Vai così, Harmony, Cavallo Bianco. Tra le nuvole del cielo porterà il calore delle stelle su di noi. Ma per cavalcare nel finito senza
Andiamo, Luciano? Andiamo. Pronti siamo? Andiamo. Dai, indaghiamo. Parte la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. È un segreto che rimane tra noi. Allora, prima di andare ad ascoltare tanto intervista con l'artista, il nostro grande personaggio Michele con noi, prima di andare ad ascoltare Michele il ballo del canguro, tra l'altro ti sei esibito insieme a Dino, che è sì, una perché bellissima... in quel periodo noi, io, Dino, Mal e Focaccia eravamo fissi nella trasmissione televisiva di Maurizio Costanzo. Sì. Ah, Buona Domenica, l'abbiamo fatta per 3 anni. E quindi in quel periodo lì io avevo l'orchestra da ballo, tu lo sai, sì. E ho detto, ma scrivo una Ligale, mi ispiro a Vianello, e ho scritto sto Ligale. Molto, molto bella però, tra l'altro, molto carina, molto bella. Sì. Tra l'altro è eseguito da tantissimi. Ha funzionato benissimo. Mi ha dato anche delle soddisfazioni economiche, il che non guasta. Il che non guasta, e non solo per un Ligure, ma per tutto. Soprattutto perché è genovese. Allora, prima di questo però, abbiamo parlato giorni addietro, si diceva riguardo al sindacato dei musicisti, dove tu sei appunto presidente. Io non sono, non è un sindacato, è un'associazione. 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 Che cosa fa questa associazione, di cosa si occupa? Beh, all'inizio cercavamo di difendere i diritti dei musicisti, e difendere la musica dal vivo, perché purtroppo in Italia sta un po' scomparendo. Sì. E poi cercare di difendere anche la categoria dal fatto che i legislatori non ci hanno mai aiutati, anzi ci hanno sempre messo i bastoni tra le ruote, sì. E hanno fatto dei decreti, delle cose che ci hanno assolutamente danneggiati. Non ultimo il fatto che ci hanno scippato l'Empals, l'hanno accorpato con l'Inps, e quindi perché l'hanno fatto? Perché la nostra era inattivo. Ah, ecco. Ecco. Era molto inattivo, e quindi hanno, ingomandola, l'hanno messa in passiva. Ci hanno azzerati. Vabbè. Sì. Comunque, e quindi c'è necessità. Ci siamo però resi conto col tempo che se vai a difendere solo una categoria non hai molta... non hai molto potere contrattuale. Vero. Allora adesso abbiamo fondato, e non è molto, un'associazione che si chiama Ital Show, che è partita da un mese neanche, che però è frutto di un lavoro lunghissimo. Ci hanno messo 6 anni col Ministero, che ci ha dato il via. Noi abbiamo presentato un progetto, ci hanno fatto le pulci su tutto, e alla fine ha detto ok, voi siete autorizzati a fare. Quindi siamo la prima associazione autorizzata dal Ministero per tutelare gli interessi e la professionalità di tutte le categorie dello spettacolo. Che bello, tutte. Bella cosa. Quindi bello, da quelli che montano il palco, ai ballerini, ai cantanti, agli attori, a chi scrive le canzoni, sì, tutti. Perché il mondo dello spettacolo ha gli stessi problemi in tutte le categorie. E se ci siamo tutti assieme e ci scriviamo tutti insieme all'Ital Show, abbiamo potere contrattuale, certo, col governo, abbiamo, essendo autorizzati al Ministero, se cambiano una legge o un decreto ci devono interpellare, e noi possiamo mandare un nostro esperto a difendere la nostra. Siamo rappresentati, insomma, in qualche modo. È stato bellissimo ospitarti davvero, Michele, in questa veste, perché la persona, come avete visto, la conoscete tutti da tempo, però la persona, sapete com'è, si scopre un po' di più nella nostra intervista con l'artista, e abbiamo cercato anche di farvelo conoscere anche un po' di più sotto l'aspetto Un'altra cosa che ci tengo a dirlo, io ho questo tipo di problemi, mi occupo ormai da 25 anni, è vero, sì. Me ne occupo, non dico a tempo pieno, ma me ne occupo, e devo dire con serenità, sì, che l'ho sempre fatto a spese mie. Vedi? E questo di per grande un genovese serietà. Vale, quindi per me è stato un sacrificio terribile. Michele, è veramente un onore, un piacere. Grazie, averti, Michele, qua con noi. Speriamo veramente di rivederci presto, magari alla ripresa delle trasmissioni, questo grande artista che è Michele. Adesso andiamo. Ci facciamo tutti, la Ligalli? Ci facciamo tutti la bella Ligalli, il ballo del canguro. Vai. Grazie Michele. Grazie. Ciao, aspetta che arrivo. Vieni, ciao.
Grazie mille. Mi sembra giusto. Il ballo del canguro. Ciao. Michele, alla grande. Ma sono sotto il mondo a testa in giù, però il koala stanno aggrappati i rami per non cadere in cielo. E se da loro è notte, qui da noi è pieno giorno. E se da loro è estate, da noi è pieno inverno. Ma un animale splendido con grandi occhioni dolci insegna la Jukebox dediche, vediamo chi ci scrive oggi e da dove. Ci scrive Elena di Arezzo che vuole fare una dedica a Tamara. Ho scoperto la vostra trasmissione da poco e mi piace molto, dice male, Elena. Male, dovevi scoprirla prima. Ma poi avrà tutta l'estate, no, per rinfrescarsela. Dedico alla mia amica Tamara l'amore che danza di Simona 40, grazie. Simona 40 noi l'abbiamo trovata, fa anche parte del nostro cast, certo, stellare. L'amore che danza, video 2016. Proprio per te Tamara, da parte di Elena. La accendiamo? Sì. Vai.
bellissimo arrangiamento di questa canzone, l'amico Paolo Bertoli ogni tanto ci stupisce davvero alla grande con queste belle armoniche. Qui ci sono anche dei violini, degli archi, violinisti alla grande, gotica. E allora proseguono i ritornelli con Paolo Bertoli e la sua gotica. Ciao amici, ciao a tutti, ciao, ritornelli torna domani, mi raccomando, domani torniamo con voi, non mancate di stare con noi per questi ultimi giorni, ma poi tra l'altro durante tutta l'estate andranno in onda repliche per riprendere il 1° di ottobre. Grazie di essere stati con noi e bacioni, ci vediamo domani. Buona musica, non mancate. Ciao. Quante emozioni fatte di canzoni.